Oggi più che un sorso di benessere vi presento una crema di benessere, un pesto di barbabietole. Pensate che le barbabietole sono inserite nelle diete delle persone che soffrono di anemia perché sono ricchissime di ferro, quindi anche molti vegetariani utilizzano spesso le barbabietole nella loro alimentazione. Le abbiniamo con del prezzemolo perché? Perché il prezzemolo è ricchissimo di vitamina C e soprattutto il ferro contenuto nei vegetali per essere assorbito in maniera migliore è necessario che venga abbinato a della vitamina C. È semplicissimo da preparare, possiamo poi unire degli spaghetti, dei fusilli di farro, della pasta senza glutine e ottenere davvero un piatto gustoso, nutriente e completo. Abbiniamo anche delle nocciole, dell'olio extravergine d'oliva ed il piatto è pronto in pochissimi minuti. Le barbabietole potete cuocerle direttamente in casa e poi spellarle oppure trovarle già pronte nei supermercati. Eccole qui. Allora, abbiamo fatto a cubetti le nostre barbabietole, le inseriamo all'interno del boccale del frullatore, così uniamo poi delle nocciole, diciamo una manciata che saranno circa 10-12 nocciole, poi anche secondo i gusti, generoso olio extravergine di oliva, ecco qui, e poi tagliuzziamo un pochino di prezzemolo, mi raccomando, fresco e profumato. Lavatelo bene, sceglietelo possibilmente non trattato. Eccolo qui. Lo inseriamo all'interno del boccale. Chiudiamo e frulliamo tutto. Ecco la nostra crema, ve la faccio vedere mentre la verso nella nostra ciotola. E questa qui può essere anche indicata, per esempio, per accompagnare anche della mozzarella, per esempio, delle fettine fresche di mozzarella o del primo sale. Ma io la suggerisco con l'aggiunta di un pizzico di sale e degli spaghetti caldi, e questa qui è pronta.